Allora, ma perché noi studenti non abbiamo mai tempo per studiare? Allora, in un anno ci sono 365 giorni. Questi giorni togliamo nei 52 che sono domeniche. Io la domenica mi devo riposare, mi devo preparare mentalmente a lunedì. Quindi ci rimangono 313 giorni. Poi c'è l'estate. L'estate esci con gli amici, vai fuori, vai in discoteca, ballare, mare, fa caldo. Quindi, cioè, io non ho voglia di studiare. Quindi togliamo altri 50 giorni e siamo a 263. Poi a chi non piace dormire, cioè, è bellissimo. Poi una persona normale in media dorme 8 ore al giorno. Che in un anno sono 122 giorni e quindi siamo a 141 giorni. Poi io mi devo guardare le serie televisive su Netflix e io spendo minimo un'ora al giorno su Netflix e quindi togliamo 15 giorni e siamo a 126. Poi quando vado al bagno, cioè per me il bagno è un momento di riflessione e una persona media spende minimo 2 ore al giorno in bagno, che sono 30 giorni l'anno e siamo a 96 giorni. Cioè, poi io nel corso dell'anno esco con gli amici, mi devo fare i cavoli miei perché devo avere una vita sociale, quindi togliamo 90 giorni in cui esco e ci rimangono solo 6 giorni. Poi trascorro 20 minuti al giorno sui social, Instagram, Snapchat e Facebook, che sono 2 giorni l'anno, e siamo a 4. Poi io 3 giorni all'anno potrei ammalarmi di cagarella, e quindi ci rimane solo un giorno. E l'unico giorno che potresti studiare non puoi perché è il tuo compleanno. Quindi, cari genitori e professori, non abbiamo tempo di studiare. Non rompeteci i coglioni.